Villa Sormani Marzorati Uva Missaglia è la dimora storica da sempre appartenuta alla nostra famiglia ed è soprattutto il mio luogo del cuore. In questa villa, che ha una storia così particolare, così affascinante attraverso i secoli, è nato un progetto culturale che sta registrando sempre un maggior successo e nell'ambito di questo progetto è nato il Premio Arte e Cultura Villa Sormani. Siamo alla quarta edizione di questo premio, che dà un riconoscimento alle grandi eccellenze italiane nel campo dell'impresa, della ricerca, della scienza, dell'arte e della cultura. Nell'edizione di quest'anno, che è un'edizione particolarmente significativa, dopo un anno di tempo sospeso, dopo terribili momenti che abbiamo vissuto con la pandemia del Covid, vogliamo celebrare la ripartenza veramente all'insegna dell'arte, della bellezza e della cultura. Premieremo degli importanti personaggi nel campo dell'impresa, della ricerca e dell'arte e abbiamo deciso di dare, oltre al riconoscimento, al premio, di offrire a loro la possibilità di un percorso espositivo in villa dove verranno esposte delle splendide opere d'arte. Il premio Arte e Cultura Villa Sormani è stato istituito nel 2018 da un'idea del conte Alberto Uva Parea. Nella quarta edizione, che ha avuto luogo nel giugno del 2021, si evidenzia l'importanza dell'identità e dell'anima di un luogo per costruire un futuro sostenibile. Un suggestivo percorso espositivo. Nella trecentesca cappella di Santa Maria in Villa ammiriamo la splendida Madonna con Bambino di Erasmus II Quellinus, olio su tela del 1635 che l'autore dedicò al suo maestro Peter Paul Rubens. Nel porticato di Santa Maria in Villa osserviamo il misterioso Sator e le imponenti colonne del VII secolo a.C., recanti una scritta in alfabeto celto etrusco. All'interno della villa molti sono i cimeli risorgimentali e la sala degli uniformi ci riporta all'epoca del regno Lombardo-Veneto e al regno d'Italia. Nella sala del tè l'arte e la scienza si fondono per essere al servizio dell'uomo mostrandoci Cheope, un'innovativa struttura ergonomica dinamica creata per il benessere dell'uomo. Attraverso la modulazione meccanica vengono attivati i meccanorecettori, trasformandoli in messaggeri di un segnale intellettivo che raggiunge il sistema centrale. Eccoci nella sala della musica, dove troviamo l'opera di Michael Borghetti, artista visivo. L'installazione Nebula, da Mitos a Protos, è la materializzazione del viaggio di un'umanità lontana, un'archeologia futura di un uomo che riscopre il passato di altri mondi, trovando le tracce nel proprio presente. Un'indagine archeologica su altri mondi, per scansionare il nostro presente. Ed eccoci ora nella Grotta dei Giochi d'Acqua. La narrazione dell'eccezionale dipinto del 1638, Bacco sul barile, di Peter Paul Rubens, grande maestro fiammingo e considerato archetipo del barocco europeo. La vena artistica di Rubens mescolò linee classicheggianti con quelle barocche di dilatazione delle forme, di ritmo infinito, di fastosità e di bellezze decorative ed uno sfondo di realismo che fa da scenario alla trasfigurazione dei sensi. Diversi sono gli interventi che anticipano la premiazione.
il professor Maurizio Vanni, museologo, sul tema cultura e identità, l'importanza dell'anima di un luogo. Massimiliano Finazzel-Ferry, in una rappresentazione scenica con parafrasi di tre canti del Purgatorio ed un canto del Paradiso, ed Alessandro Nava, con l'opera Senza nome, innovativa interpretazione della Divina Commedia. Ed ecco il violinista Matteo Fedeli. Farà volare la nostra fantasia dando voce allo splendido violino Pietro Guarnieri del 1709. In questa quarta edizione del premio Arte e Cultura Villa Sormani, a conferire i riconoscimenti è la madrina dell'evento, l'attrice e produttrice cinematografica Morena Gentile, che sullo sfondo della Grotta dei Giochi d'Acqua consegna i premi alle eccellenze italiane di un territorio che genera eccellenze. Settore e imprese. All'ingegnere Andrea Maspero, amministratore delegato di Maspero Elevatori, azienda specializzata nella realizzazione di ascensori panoramici speciali, installati nei più importanti luoghi di storia e cultura del mondo. Questo premio, secondo me, evidenzia la giusta connessione tra la territorialità, cioè il fatto di avere delle eccellenze nel territorio, il design, l'arredamento, la meccanica, con la capacità di costruire un prodotto unico, che nel nostro caso è l'ascensore personalizzato. Settore impresa. Ricerca scientifica. Al dottor Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di Rotafarm Biotech, che è una società di ricerca dedicata alla scoperta e allo sviluppo di farmaci innovativi. È molto importante, molto interessante che un premio che cerchi di riconoscere, non voglio usare il termine eccellenze, ma comunque qualcosa di rilevante, sia a marcare un tempo importante di ripartenza. Settore arte e cultura. A Franca Squarciapino, premio Oscar per i costumi del film Cyrano de Bergerac, del regista francese Jean-Paul Rappeneau, e da Ezio Frigerio, scenografo di fama internazionale, grande ufficiale della Repubblica Italiana. Nostro mondo. Agenti teatro, gli amanti del teatro, un mondo piccolo, misterioso e abbastanza sconosciuto. Il premio alla memoria, ad Amedeo Maffei, emblematico esempio di genio e creatività italiana, che ha costituito il famoso centro AM a Sirtori, in provincia di Lecco, ed ha realizzato la famosa sedia Cheop. Io sono molto onorata di essere qui oggi a ritirare un premio alla memoria di Amedeo Maffei, perché è stato proprio un uomo che ha trascorso tutta la sua vita, ha dedicato 50 anni della sua vita proprio a aiutare l'uomo a trovare un modo per vivere meglio, a riscoprire il vero valore di noi stessi. Una menzione speciale a Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania in Italia. Credo che non siano solo rapporti di eccellenza, ma siano soprattutto di mettere in campo delle professionalità che possono essere utili, soprattutto questa Italia, per poter risorgere, per poter ripartire. Siamo giunti alla conclusione della quarta edizione del Premio Arte e Cultura Villa Sormani. Sono felice del successo, è stata una bellissima giornata, è stato un grande evento. Abbiamo potuto celebrare veramente l'arte, la storia, la cultura e la bellezza e dare il giusto riconoscimento alle migliori eccellenze italiane, e questo è molto significativo anche per la valorizzazione di questo nostro territorio.
E la cultura è probabilmente un continuum che sta scritto nella storia e nell'anima di questo luogo. Vi diamo appuntamento all'anno prossimo, alla quinta edizione del Premio Arte e Cultura Villa Sormani.